Mister Androletti, buonasera. Arriviamo dalla vittoria per 5-1 qua per il primo trofeo Città di Pietraligure. Quinta vittoria in 6 partite in questo precampionato. Insomma, ci racconti come sta andando questa crescita? Abbiamo visto a un certo punto anche la squadra un po' stanca, state lavorando molto. Sì, fa parte del percorso di questo momento, di questa preparazione, una preparazione molto lunga perché pensiamo che iniziamo per il campionato praticamente tra 4 settimane. C'è ancora molto tempo, è chiaro che in questo momento i carichi di lavoro devono essere per forza abbondanti. Abbiamo lavorato molto bene questa mattina, lo sapevamo che oggi non potevamo essere brillantissimi, ma la richiesta era comunque di provare le nostre cose, le nostre situazioni. Siamo stati a tratti anche bravi, a tratti anche imprecisi, spesso figli appunto della stanchezza, ma non deve diventare un alibi. Il percorso è lungo, siamo a buon punto, non dobbiamo né avere troppi entusiasmi e soprattutto in questo momento lavorare sui difetti e sui limiti che abbiamo e dobbiamo lavorarci tanto. A proposito di gioco, nel primo tempo ha chiesto di giocare la palla molto e molto velocemente, alle ali di allargarsi e alle mezzali di buttarsi dentro l'area. Ecco, è stato contento, le consegne sono state rispettate? Sì, possiamo farlo meglio, dobbiamo farlo meglio perché è una squadra di grande qualità con tanti giocatori, quindi penso che possiamo creare molto di più, essere molto più incisivi, essere molto più pericolosi. A tratti siamo stati un po' imprecisi, ripeto, probabilmente figli della stanchezza, però sono comunque soddisfatto quando vedo la squadra che va sopra le difficoltà e ci prova. Secondo me però possiamo fare nettamente meglio per la qualità dei giocatori che alleno. Ecco, la rosa sarà questa, dobbiamo aspettare qualche sorpresa in entrata e in uscita? Ma no, credo che la rosa poi sia questa, perché poi la società mi ha messo a disposizione un gruppo di valore con tante soluzioni alternative, tanti giocatori di grandissima qualità e quindi sono super soddisfatto del gruppo che alleno. Credo che da qui all'inizio del campionato saremo questi e sono convinto che anche come rientro di vita avremo ancora più soluzioni. Non ci manca veramente nulla.